spezza la vita. Comunità per la via della conoscenza, attraverso Attilio Masiero. Voce della quiete punto vaiano chiocciola gmail.com a cura di VB Andrea. Quindi ogni essere umano spezza la vita in compartimenti stagni e laddove non riesce a categorizzare si sente vittima degli altri e della vita. Ma finché siete protagonisti sia nel voler dominare sia nel non voler essere dominati, sia nel voler fare chiarezza a tutti i costi dentro i vostri meccanismi interiori allo scopo di riportare tutto al dominare o ad evitare di essere dominati, voi non vi accostate minimamente alla profondità dell'esistenza. Solo quando un uomo incomincia a diventare consapevole di non essere protagonista di niente, può incominciare a prendere distanza dalla propria mente ogni volta che ritiene che gli altri gli pestino i piedi. Persino le persone che amate di più spesso vi pestano i piedi, magari volendovi fare del bene, o magari quando vi dichiarano il loro amore, perché lo fanno in maniera che a voi non piace proprio, o non nelle sfumature. E questo perché voi avete sempre bisogno di definire come l'altro dovrebbe essere e fare. Ma finché avrete la pretesa di definire come dovrebbero essere gli altri e la vita, ciò che vi succederà avrà sempre la caratteristica di un qualcosa che urta contro di voi, in quanto nella vostra struttura mentale avete già operato distinzioni, creato barriere, fatto definizioni e persino contrapposizioni. Inoltre, non vi stancate mai di impugnare la vita e farne la bandiera della vostra realizzazione, raccontandovi: io mi sono realizzato perché ho in pugno la mia vita. E nell'impugnare la vita come bandiera della vostra realizzazione, l'azione che fate si trasforma sempre in ricerca di affermazione personale per evitare di essere piegati dall'altro, di essere sedotti dall'altro o di cadere nei tranelli dell'altro.